Interni Legacy. Interni Legacy. L'allestimento che noi facciamo quest'anno alla statale si chiama O Viva, acqua viva, fonte battesimale, continuità, dall'acqua tutto è iniziato, l'acqua è il 72% del nostro corpo, pare che le molecole d'acqua abbiano un'emozione, possano espandersi se di buon umore e contrarsi se sotto una situazione di stress. Credo che quando mi hanno parlato, quando ci hanno parlato del concetto di legacy, a me è venuta in mente subito un'immagine molto precisa, che quello che noi produciamo e quello che noi lasciamo e quello che abbiamo acquisito dal passato, in qualche maniera viene comunque per una quota parte eroso e trasformato dal tempo. Questa fonte è la ciclicità della vita che rinasce, ma è anche come le vite successive si sovrappongono a quelle esistenti per cambiarle ed evolverle. Le tre aziende hanno dato proprio nel loro specifico il meglio che potevano offrire nella selezione dei materiali naturali, come le pietre Paglianini che ha scelto appunto quelle più rappresentative per questo progetto, a Zucchetti che ha fornito questa grande mini piscina che appunto crea l'elemento vitale e vivo dell'acqua, per finire con questo sasso di legno, questo grande elemento scultoreo che ha realizzato Tectona in un grande pezzo di castagno massello che sembra levigato dall'acqua che viene fuori dalla piscina. La città è fatta di persone, è la sovrapposizione di generazioni che si appropriano di uno spazio concluso che è rappresentato un tempo era rappresentato dalle mura della città. Oggi la città in qualche maniera è rappresentata dalla sua identità culturale, dal suo essere luogo culturale, luogo di attrazione. Non abbiamo più le mura che ci proteggono, abbiamo una cultura che ci identifica. Milano diventa il centro non voglio dire del sociale, ma della società, con il tema dell'Expo, riscattandosi un po' da quell'immagine della Milano da bere, che è stata per anni quella della Milano della moda, Milano delle tangenti, Milano delle sciure ben pettinate e basta. Il Salone del Mobile è il momento clou di tutta questa creatività legata a una grande tecnologia e professionalità. Idee e professionalità a confronto all'interno di un grande mondo che lega mercato, musei, per cui cultura e modi di vivere. Abbiamo avuto delle grandissime chance, ce le siamo bruciate, adesso dobbiamo costruirne delle altre. Credo che le crisi servono per rimettere mano alle cose, cambiarle, reinventarle.